Emiliano Gucci, parliamo del tuo ultimo libro Nel vento, edito da Feltrinelli, che tu hai definito come tentativo di fuga da parte di una persona ossessionata dal passato. Tra l'altro aggiungiamo anche un passato molto tragico. Ecco, da qui, da questo tentativo di fuga, raccontaci il tuo libro. È la storia di una finale dei 100 metri, di una gara molto importante, e quindi è la storia delle tensioni che ci sono in pista, delle aspettative del pubblico, delle scommesse che si fanno sulla gara, e contemporaneamente è la storia del passato di uno dei protagonisti, quella da cui la viviamo, che sulla linea di partenza appunto va a indagare su quelli che sono stati i motivi, le cause che l'hanno portato a correre. E direi che è una fuga dai fantasmi, dal buio di ieri, e anche una ricerca alla possibilità che dopo la linea dell'arrivo ci sia un qualcosa di diverso. Nel presentarti in un promo su YouTube hai detto: ciao, sono Emiliano Gucci, da qualche anno scrivo storie e da qualche anno vendo le storie degli altri facendo il libraio. Possiamo dire una combinazione perfetta? Sì, con le sue controindicazioni, però sicuramente due lavori che se i libri continueranno ad avere vita possono coniugarsi bene assieme. Per me credo sia stata anche una fortuna che veder coincidere le due carriere, fra virgolette, assieme, no? Perché da aspiranti scrittori, nel senso, quando si ambisce soltanto alla pubblicazione, vediamo quel momento, cioè quello di avere un romanzo fuori, come un punto di arrivo. In realtà poi, vivendolo dal libraio, ci si rende conto ancora più che è soltanto un punto di partenza, perché le quantità di titoli che escono ogni giorno sono innumerevoli. Perché appunto la vita del libro in realtà comincia lì, dal momento in cui arriva in libreria, ed è lì che si fa subito dura, insomma.